Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati, Pronto Telenova, trasmissione del martedì, come sempre dedicata ai temi che riguardano la vita condominiale. Come sempre siamo collegati col nostro amico ed esperto Fabrizio Visca, amministratore di condominio. Fabrizio, buona serata. Buonasera, buonasera a tutti. E come sempre io vi ricordo, chi vuol telefonare lo può fare, lo vedete il numero di telefono 02, brevi messaggi attraverso WhatsApp, in questo caso il numero è il 335. Volevamo partire, prima di accogliere le telefonate, con un po' quella che è stata la notizia del giorno, e cioè il Parlamento europeo ha oggi approvato, ne abbiamo già parlato in varie trasmissioni, la direttiva delle case green. Non è un atto finale, manca la fase dei negoziati tra istituzioni europee che porterà al testo definitivo. Comunque, se il testo dovesse rimanere questo, tra l'altro è stato approvato con 343 voti e 216 sono stati i no, 78 gli astenuti, prevede, diciamo, il clou del testo, che la classe energetica E, tutti gli edifici residenziali, la debbano raggiungere entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033. E naturalmente in Italia, pensate un po', si calcola sono almeno 1,8 milioni gli edifici residenziali che dovranno correre ai ripari. Naturalmente è tutto da chiarire il lato economico, se ci saranno dei finanziamenti, dei bonus o altrimenti come si potrà arrivare a questa riqualificazione. Fabrizio, tanto naturalmente abbiamo detto il documento non ha raggiunto ancora la fase finale, però si sta componendo. Ecco, dalla tua esperienza, a tuo avviso, se dovesse essere poi approvato così in via definitiva, creerà grossi problemi al nostro patrimonio abitativo? Ma allora, creare grossi problemi dipende da che punto di vista, nel senso che giustamente, come hai anticipato, stiamo parlando di 1,8 milioni di edifici residenziali, che sono quelli poi più anziani, chiamiamoli così, no? Quelli più energivori, come oggi è un termine che si usa molto, certo. Cioè coloro che oggi come oggi sono più dispendiosi in termini di energia. Per cui sappiamo che i temi principali sono ovviamente quello di rendere più appunto green, cioè quindi meno dispendiosi dal punto di vista energetico gli edifici. 1,8 milioni sono tanti, ma il grosso problema qual è? Il grosso problema è che oltre alla riqualificazione energetica tutti questi edifici devono eseguire o comunque devono subire una riqualificazione anche in ambito edilizio, perché comunque sono datati, hanno ovviamente diversi interventi che richiedono, dagli infissi piuttosto che alle caldaie, piuttosto che a tutta quella componentistica che ovviamente contribuisce a questo risparmio, no? Da non ultimo c'è anche l'utilizzo delle energie alternative, quindi famoso impianto fotovoltaico. Insomma, sono tutti temi che devono ancora essere vagliati e varati, e soprattutto poi ci sono tutto quello che è l'adeguamento, perché ogni Stato poi deve recepire questa normativa, no? E perché ogni Stato fa a sé, come si suol dire. Ovviamente ognuno conosce il suo tessuto edilizio, per cui si dovrà un attimino capire come porre in essere tutti questi interventi che richiederanno gli edifici. Da non ultimo, quello più importante, poi, che riguarda le tasche di tutti, è la parte finanziaria, perché ovviamente sono interventi costosi. In periodo di crisi non è facile, insomma. Non è assolutamente facile, no? Visto che poi ovviamente conosciamo tutti qual è la situazione attuale del reddito di ciascuna famiglia. Certo. Abbiamo la prima chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Carreras. Buonasera a lei. Prego, l'ascoltiamo. Ma no, ho appena litigato con due politici su questa faccenda. La saluto, dottor Visca. Allora, posso fare un titolo a questa notizia? Certo. È iniziato l'esproprio europeo all'ultimo bene degli italiani, la casa. La casa. Questo per me la dice lunga, questa è la sintesi, caro dottor Carreras. Le faccio un esempio, le faccio i miei esempi di vita di pensionato. Sì. 3 anni fa abbiamo finito, 2 anni fa, di fare la ristrutturazione, quella normale. Ci è costata quasi 13.000 euro a testa, siamo in 64 famiglie. Sì. 2 anni fa ho cambiato la macchina,
Un anno dopo mi hanno detto che la mia macchina non andrà più bene tra 6 anni. Altro problema. Cioè un po'... Allora, di cosa stiamo parlando? Vogliamo capire che ormai non ce la si fa più? E questi, ma mi dica lei, Carrera Sevisca, i pensionati che sono allo stremo possono sobbarcarsi tutti l'onere di queste faccende qui? Certo. E poi non solo, abbiamo in ballo di dover mettere le colonnine per le macchine elettriche, a parte che la macchina elettrica io la vedrò forse dall'altra parte del cielo. Certo, è tutto... e spero... Quindi questa è la situazione, cari miei, cioè qui c'è veramente da piangere, perché non si può continuare a spremere dei limoni che ormai non hanno più succo. Tante grazie, vi saluto, salve a tutti. Grazie, e due, Carlo. Complimenti per la trasmissione. Grazie, buona serata. Ecco, insomma, questo, Fabrizio, è la preoccupazione un po', diciamo così, della maggior parte degli italiani, cioè in un periodo di grave crisi, persone che magari non riescono ad arrivare alla fine del mese, ipotizzare di ristrutturare tutto l'edificio. È chiaro che qui bisognerà che o l'Europa o il governo italiano finanzino tutta questa riqualificazione. È per quello che prima accennavo al discorso, che è quello forse un po' più... combattuto, no? Chiamiamolo così, sarà quello finanziario, proprio per questo motivo, no? Questo è un esempio classico, non è l'unico purtroppo ad avere delle difficoltà, perché ripeto, tutti gli interventi che dovranno essere eseguiti richiederanno molte, non tanto l'obiettivo è ridurre l'energia elettrica, ma richiederà molta energia monetaria, no? Nel senso che senza degli incentivi fiscali o detrazioni fiscali e riqualificare un edificio diventa abbastanza dispendioso. Purtroppo dall'altra parte c'è anche da prendere in considerazione il fatto che comunque gli edifici non sono eterni e quindi naturalmente... Prima o poi qualche lavoro va fatto. Sì, allora sì, qualche lavoro va fatto. Tecnicamente di solito si dice che dopo 20 anni, se per un essere umano 20 anni sei ancora giovane, dopo 20 anni per un edificio no, cioè un edificio già dopo 20 anni richiede comunque degli interventi di ristrutturazione. In questo caso c'è il discorso dell'inquinamento atmosferico, c'è il discorso appunto delle case green, proprio per questo, no? Per evitare un consumo, un dispendio di energie ed inquinamento, per cui mettere insieme una ristrutturazione edilizia insieme al fatto di ottenere anche un risparmio energetico, però il tutto si scontra appunto con la parte finanziaria. Staremo a vedere, oggi come non si può dire, nel senso che comunque alcuni incentivi in Italia ancora ci sono, no? Sono stati mantenuti. Sì, bisognerà vedere come evolve tutto il provvedimento, diciamo così. Ecco, sì, adesso noi, poi dico noi perché anch'io faccio parte comunque degli italiani, perché ovviamente sono sia dalla parte dell'amministratore, ma l'amministratore alla fin fine è anche un contribuente, per cui alla fin fine siamo stati un po' abituati bene col 110, passatemi il termine, cioè nel senso che il 110 tutti credevamo fosse gratuito, quindi adesso uno dice quali saranno i prossimi incentivi, saranno gratuiti oppure una spesa sarà a carico del contribuente? Infatti. Vedremo. Vedere. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Sì, buonasera Carrera, sono Edoardo, un saluto al dottor Visca. Allora, cercherò di essere il più rapido possibile. Mi sembra che questa intesa a livello europeo sia ancora in una fase embrionale e ritengo che comunque il passaggio alla transizione ecologica e all'efficientamento energetico sia ormai un passaggio obbligato e la strada sia ormai questa, sarà difficile tornare indietro. Certo. Siamo ancora, come avete detto, in una fase embrionale, iniziale, quindi bisognerà, e qui chiedo anche il supporto del dottor Visca, che intanto siano uniformati i livelli di calcolo del consumo energetico a livello europeo, quindi sapere se le classi che abbiamo per il calcolo del consumo energetico in Italia siano in linea con quelle che vengono calcolate negli altri paesi europei. Poi qui una considerazione che magari esula dall'attività del dottor Visca. I bonus edilizi hanno, a mio avviso, drogato un po' il mercato immobiliare e tante quotazioni degli immobili sono salite in modo abbastanza artificioso. Non vorrei ora che questa indicazione per l'efficientamento energetico sia la prima fase per un crollo delle quotazioni degli immobili, visto che
dall'aumento delle quotazioni degli immobili dovute all'efficientamento energetico, ora si passa invece ad immobili che, avendo una classe energetica molto bassa, crolleranno le quotazioni. Sarà quindi opportuno un intervento pubblico, e su questo ancora non si sa nulla per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi del PNRR. Certo che un sostegno a livello di edilizia privata, quindi dei consumatori, con i fondi pubblici, la vedo anche qui molto difficile in un paese che continua a camminare sul percorso della defiscalizzazione e decontribuzione. Quindi da una parte togliamo fondi alle risorse dello Stato, però esatto, dall'altra vogliamo che lo Stato intervenga con fondi propri. Molto difficile, grazie. È molto difficile, grazie Edoardo. Fabrizio, naturalmente Edoardo ha toccato molti punti, che sono i punti poi che stavamo toccando anche noi, cioè il discorso che questi bonus forse hanno drogato un po' il mercato, e poi anche l'ipotesi di possibili sanzioni, cioè ci poniamo il problema, entro una certa data tutti gli edifici dovranno essere valorizzati in un certo modo, ma chi non sarà in grado di farlo dovrà anche subire delle sanzioni in qualche modo o no? E qui naturalmente è importante andare a vedere il provvedimento quando avverrà l'ultimo passaggio, come uscirà, quali saranno le preoccupazioni che dovranno gravare su tutti noi. Sì, allora ha toccato dei temi importanti, sì, assolutamente sì, è fuori discussione. Sono temi che però oggi come oggi sono solo dei pensieri che magari abbiamo tutti, no? Giustamente, certo, come diceva, il fatto che un edificio non sarà magari riqualificato a livello energetico, sicuramente un deprezzamento del valore sul mercato lo subirà. Sul fatto delle sanzioni questo non lo posso sapere, perché ovviamente non occupandomi più che altro di politiche monetarie o politiche fiscali, questo non lo posso sapere. Forse però sarà già una sanzione quella vedere il prezzo calare notevolmente. Sì, quello sicuramente sì, però credo che sia non tanto voluto dal sistema quanto voluto dalla società, nel senso che è chiaro che se io devo andare a comprare un appartamento che non è riqualificato e quindi mi comporta maggiori costi per me, che sono l'acquirente, è chiaro che avrà un valore completamente diverso da uno che sarà in classe A. Certo. Però questo è una cosa normale, un po' come quando uno compra una macchina usata o compra una macchina nuova. Ovviamente il valore di entrambe, pur essendo lo stesso modello, sicuramente è diverso. Cambia. Però al di là di questi ragionamenti, purtroppo, allora adesso siamo in una fase in cui qual è il classico iter, diciamo, mentale? È quello di mettere sul piatto quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Il problema è che gli obiettivi da raggiungere comportano anche dei mezzi da mettere in pratica sul campo per poterli raggiungere. E qui si scontrano tantissime dinamiche, tantissime difficoltà, e vedremo perché io credo che forse quello fondamentale sia la parte finanziaria. La parte finanziaria sarà quello preponderante sicuramente. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Buonasera. Sì, buonasera signor Carrera, sono Mauro da Milano, saluto lei e Visca. Buonasera Mauro, prego. Buonasera, secondo me c'è un po' di allarmismo. La gente si spaventa, non ha tutti i torti, però si parla di case green partendo da una classe di proprie minimi storici. L'unica cosa che io farei presente, guardi, io ieri mi trovavo in piazza Selunite, che è una zona brutta, veramente brutta, dove gli intonaci dell'esterno dei palazzi vengono giù, i crostoni sui marciapiedi, ha messo le transenne. Ecco, io penso che più che case green ci sono delle zone di Milano dove veramente gli stabili, che siano delle ALER o delle MM, andrebbero ristrutturati fin da subito, certo, al di là di case green e tutto. Il fatto che tutto verrà spalmato da qui al 2033, che sono 10 anni, per una classe di green che è ai minimi, penso che la cosa verrà ammortizzata molto bene. Per vedere qualcosa di green io non ci sarò più, perché ho 60 anni, magari la mia carriera a questa età si vedrà la perfezione, se mai ci sarà, fra almeno 30 anni, penso. Grazie Visca, grazie Carrera. Grazie Mauro, grazie, buonasera. Beh, insomma, speriamo di esserci ancora. Citava fra 10 anni, insomma. Certo che la preoccupazione, Fabrizio, un po' è questa. Cioè, alla fine sono i tempi, gli adeguamenti e quello che dicevi tu, cioè il costo che gravita in tutto questo provvedimento.
Beh, sicuramente credo, io ragiono un po' a voce alta, ripeto, in qualità di contribuente, credo che il grosso problema o la grossa paura sia proprio quella finanziaria, perché giustamente uno dice, beh, ma io come faccio? Ho la pensione bassa, ho uno stipendio basso, che non si adeguano al costo della vita o non si adeguano in maniera precisa al costo della vita, per cui come farò a fare una ristrutturazione del mio appartamento, certo, o contribuire alla ristrutturazione di un condominio? Però sono tutte cose che sicuramente voglio credere che il sistema prenderà in considerazione e quindi troverà una soluzione. Però giustamente, come diceva Paolo, oggi si vedono in giro nelle varie città italiane, ha citato Milano, ma non è l'unica, edifici che comunque al di là del fatto di renderlo green o meno green, ha proprio necessità di una ristrutturazione edilizia importante. Ci sono veramente degli stabili, almeno io lo vedo, ripeto, in diverse città italiane, ci sono degli stabili veramente stremati. Sono degradati completamente, è vero. Allora, abbiamo una chiamata, preghiamo di stare ancora in linea, c'è qualche istante di pausa pubblicitaria e poi ancora in vostra compagnia. Eccoci ancora qui in vostra compagnia, in compagnia di Fabrizio Visca, amministratore di condominio. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Massimo, chiamo da Milano, buonasera. Buonasera Massimo. Senta, ma una cortesia, noi ci alziamo la mattina, accendiamo la televisione, mi sembra un bollettino di guerra. Cioè, voglio dire, questa gente è mai andata a lavorare? Perché mi sorge il dubbio che questi qui di notte fanno i sogni brutti per dirli poi al mattino. Ma mi scusi, io vado indietro, poi vi, sì, vi dico tutte le cose che fanno questi fenomeni, perché io li chiamo fenomeni per essere educato. Ci hanno fatto mettere tempo a fare le marmitte catalitiche, perché ha detto che non inquinavano. Poi si è saputo che inquina doppio di quella normale, e questa è la prima. Andiamo alla seconda. Con i nuovi governi, pattini a rotelle, tutte le stupidate di questo mondo così. Monopattini elettrici. Sì, ma guardi, una cosa indegna, io ho mai visto, guardi, io veramente, mi sembra che siamo veramente nel paese delle banane noi qui. Ma poi voglio dire, ma con questa gente come si fa a parlare? Quando abbiamo un sindaco che si dice che devono cambiare le macchine, c'è gente che si sta pagando ancora l'auto, e questo già gli mette gli stop. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Guardi che fanno bene in Francia, io ho visto in Francia, per molto meno, per le pensioni, stanno devastando un paese. Io non sono uno di quelli che vuole devastare, ma io li vorrei prendere a uno questa gentaglia, perché la gente fa fatica a tirare a fine mese, e certo, questi continuano a mettere il dito nella piaga. Per poi non parlare dell'Europa, la nostra beneamata Europa, che dice che ci aiuta, infatti aumentano sempre i tassi, chi ha un mutuo aumenta di tutto così. Ma ragazzi, ma c'è una cosa positiva per noi? Perché a me mi sembra che è veramente un bollettino di guerra. Non voglio parlare dei condomini e delle varie 90 o 110%, perché anche lì veramente, guardi, c'è veramente da prendere e andare via dall'Italia. A me dispiace, guardi, io ho mia mamma, che voglio che campi 100 anni, ne ha 93, voglio che campi anche di più di 100 anni, ma il mio pensiero è scappare via dall'Italia. Con questa gentaglia dove vogliamo andare, signori? Troppe questi spese. Le prendono anche l'aria che respira, questi gliela tassano, non è normale. Cioè, voglio, mi scusi lo sfogo, ma veramente non se ne può più di questa gente qui. Grazie Massimo, grazie, buonasera. Insomma, vedi, è una preoccupazione. Tu naturalmente, dobbiamo dire che l'idea, no, di riqualificare, come dicevi anche tu, un patrimonio abitativo è un'idea sicuramente positiva. Alla fine di questo procedimento avremo dei risparmi energetici sicuri. Però il problema è che tutta questa faccenda parte in un momento di grossa crisi economica, e quindi bisogna anche fare i conti con famiglie che non arrivano a fine mese, e chi non arriva a fine mese, proporgli di ristrutturare tutta casa non è una cosa semplice. Eh sì, assolutamente, il punto cruciale è proprio quello, per quello che prima affermavo, il fatto che secondo me il grosso poi che si dovrà discutere è come finanziare tutto questa attività. Purtroppo sì, è vero, perché il sistema italiano oggi sappiamo, o meglio più che il sistema fiscale, il sistema monetario, comunque la società italiana sappiamo benissimo, no? Lo sentiamo anche le testimonianze, non si riesce ad arrivare a fine mese e quant'altro.
Io sono però fiducioso sul fatto che troveranno qualche cosa a livello fiscale, a livello finanziario, a livello contributivo per riuscire a risolvere questo impasse, o comunque di aiutare le famiglie a poter mettere mano al proprio patrimonio immobiliare, perché comunque è innegabile il fatto che, ripeto, gli immobili abbiano bisogno di una ristrutturazione. Quindi ci sono due obiettivi da raggiungere e un qualche cosa sono convinto che riusciranno a fare. Certo, bisogna migliorare il patrimonio abitativo, però naturalmente poi bisognerà aiutare tutti quelli che da soli non ce la fanno. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Sì. Buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Volevo chiedere questo, noi abbiamo abito in un palazzo, sì, e abbiamo un contratto di impresa di pulizia di un certo prezzo. Sì. E a un certo punto ci sembrava molto alto, abbiamo chiesto all'amministratore, abbiamo fatto fare un preventivo alternativo che è molto più basso, solo che a questo punto bisogna aspettare la prossima assemblea, non è possibile cambiare. Allora l'amministratore ha suggerito, se possibile, è questo, di scrivere una lettera a tutti i condomini, e se riceve delle risposte negative o positive, vale come quando decidono in senso o nell'altro. Grazie. Grazie a lei. Allora Fabrizio, cosa possiamo rispondere? Qui c'è un problema di preventivo che appare più basso dei costi attuali per quanto riguarda l'impresa di pulizia. Bisogna però fare l'assemblea richiede tempo e via dicendo. E lui in poche parole dice qual è la via per riuscire a fare questo con tempi più rapidi. Ma allora, per farlo in tempi più rapidi, teniamo conto intanto che c'è una tempistica da rispettare, credo che contrattualmente sia indicato, cioè la disdetta all'impresa attualmente in essere, che ovviamente va rispettata. Di solito, certo, nei contratti per le imprese di pulizia si parla di 3 mesi di preavviso di interruzione del contratto. 90 giorni. Esatto, 90 giorni. Dall'altro dobbiamo sempre tenere conto di una cosa: quando un condominio decide per convenienza economica o comunque prende una decisione di cambiare un fornitore, la normativa prevede, e la cosa giusta è quella di passare sempre dal vaglio dell'assemblea condominiale, cioè l'assemblea condominiale deve deliberare formalmente, ufficialmente, con una riunione, un'assemblea condominiale, e verbalizzare la scelta di passare ad un altro fornitore. Perché è importante questo? Questo è importante perché dobbiamo sempre ragionare in questi termini. L'assemblea, deliberando, di fatto dà l'ok all'amministratore, che poi è il rappresentante del condominio, a sottoscrivere un contratto. Quindi, che ovviamente è un contratto ufficiale, si va a fare un contratto di fornitura, un contratto di servizi, quindi si autorizza l'amministratore a sottoscrivere questo contratto. Per fare questo l'amministratore ha bisogno di un qualcosa di ufficiale, e l'ufficialità gliela dà il fatto che il verbale, e quindi un'assemblea condominiale, e soprattutto il verbale che poi è il risultato di un'assemblea, è il primo documento che eventualmente in contestazioni o vertenze legali viene preso come punto di riferimento. È quello che fa fede, quindi, questo verbale, no? E il verbale nasce da un'assemblea condominiale. Per cui io sono sempre restio ad utilizzare altre metodologie, come per esempio le mail a tutti i condomini, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, fare magari un elenco su un foglio di carta, mettere la firma. No, perché non ha valore. È meglio seguire la via principale, diciamo così. È meglio seguire la via principale, perché finché va tutto bene, nulla succede e non accade nulla e va bene a tutti. Quando non va bene un qualunque cosa, comunque ci deve essere. Sì, ci deve essere un qualcosa di formale. Ora, sulle tempistiche, tra i 3 mesi che dicevamo prima, l'assemblea comunque può essere un'assemblea straordinaria, può essere comunque convocata nel giro di una quindicina, una ventina di giorni. Per cui, tendenzialmente, in 3 mesi si riesce a fare tutto. Ecco, questa è un po' la tempistica. Senti Fabrizio, siamo in conclusione. Un messaggio di un telespettatore che ha un problema, dice che in giardino c'è un albero, l'albero è cresciuto storto e gli entra nel terrazzo. Lui vorrebbe, naturalmente ha chiesto più volte, che venga tagliato, però siccome farlo tagliare costa, gli altri indugiano, la decisione non viene presa. Allora chiede anche in questo caso se può fare qualcosa. Ma allora, in questo caso può, intanto se vuole mettere anche nero su bianco, come si suol dire, cioè quindi avere anche un documento che attesti che può arrecare danno
o pregiudizio alla sua abitazione, ovviamente anche a tutto il condominio, poi può rivolgersi, magari chiedere il parere di un esperto, di un agronomo, che può far valutare la pianta e dare un suo parere sulla stabilità o meno della pianta stessa. Una volta fatto questo, si deve sempre comunque sensibilizzare il condominio. È vero che comporta dei costi e quant'altro, però tutto il condominio deve entrare nell'ottica che, qualora ci fosse un danno, il danno poi economico è maggiore, no, rispetto al costo manutentivo. Per cui questo è quello che può fare. Dall'altra parte, finché non c'è un chiaro, ovviamente non voglio entrare in un'ottica di vertenza legale, perché ovviamente è un po' prematuro, no? Sì. Però magari se dall'agronomo ne esce che da questo studio c'è un rischio serio di temuto danno o di pericolo, staticità, certo. Ecco, e questo già può essere un motivo in più per sensibilizzare il condominio e quindi portarlo a prendere una decisione in questo senso. Va bene, ringrazio tantissimo Fabrizio Visca, amministratore di condominio. Fabrizio, a martedì prossimo. Grazie a voi, buona settimana. Vi ricordo che adesso invece c'è Anteprima Nuova Stadio con Luciano Rindone. Noi ci rivediamo domani alle 18. Buon proseguimento, buona serata.